ha conosciuto Andrea dall'inizio e fortunatamente, come diciamo l'altra sera, ancora ce ne so diversi. No, le tante facce che hanno iniziato. Le gambe ancora parecchie. Penso che è un bel esempio di coraggio, come avete scritto lì, e anche di coerenza, nel senso che ci avremmo sicuramente bisogno di persone come lui, che è uno di quelli che non si è mai tirato indietro, si è sempre allenato, è stato un esempio. Chi di voi sa, e noi forse ce lo dovremmo ricordare più spesso possibile, dove siamo stati ad allenarci, quello che abbiamo fatto, quello che avete fatto. E forse tanti dei giovani lo dovrebbero anche sapere, no? Dai Ferrovieri a Vascigliano, al Sant'Anna, a San Carlo. A San Carlo. Insomma, ce ne abbiamo passate tante. E penso che Andrea, anche in quel passaggio che ha fatto, provare ad andare fuori, poi rientrare, ha dato un bel segnale, un bel esempio. Io spero, l'invito che gli faccio lo faccio di fronte a tutti, in modo che poi non posso più rimangiare. No, io non ti ho detto niente, non è vero. Io spero che si possa prendere un impegno con il club, mi piacerebbe, perché quello che ha fatto, ripeto, in termini di coerenza e coraggio, può essere da esempio a molti di noi e a molti dei giovani che spero sempre di più si approcceranno a questo sport. E l'invito è di poter fare in modo che stia con noi all'interno del club. Ci stanno tantissimi che abbiamo sempre invitati, e poi magari per impegni personali, familiari, è quello che ho detto l'altro giorno, un po' ci manca questo. Se iniziassimo anche a creare una memoria storica, perché è fondamentale, per sapere dove dobbiamo andare dobbiamo sapere da dove veniamo e non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Poi con un occhio sempre un po' alla follia, quella Andrea non gli manca, perché lo conosce bene, e un occhio alla follia, un occhio all'innovazione, sapendo che le cose cambiano velocemente e curarsi o cullarsi sugli allori non serve. Abbiamo detto che ci rivediamo a fine aprile e vi faccio in bocca al lupo, vi ringrazio di nuovo, ringrazio di nuovo Alessandro comunque per questa stagione che ormai è al termine e c'è ancora un'altra partita. Andrea, grazie di te, per favore, dirmi sì. Yeah, yeah.